circa 15 chiese qui nel distretto della Lombardia e in questi anni è stato bello poter lavorare insieme. A settembre di ogni anno ci incontravamo con tutti i direttori dei giovani delle chiese per poter programmare degli eventi che avremmo fatto durante l'anno. Così abbiamo avuto modo di conoscere tutti i responsabili già compagnon delle chiese. Qualche ora fa parlavo con uno di loro che mi diceva che era appunto stato colpito, toccata dal coronavirus ed era preoccupata non per lei, ma anche per i familiari che gli stavano vicino. Lei faceva e fa l'infermiera tuttora. La sua preoccupazione e ansia era verso i vicini. Parlando con lei, così come parlando con altri infermieri, siamo rimasti molto colpiti sull'atteggiamento della popolazione, perché in parte la popolazione ha reagito bene di fronte a questa emergenza. Stanno rispettando le ordinanze che sono state date. Altri invece non l'hanno capito e continuano o tentano di fare la vita che facevano prima. Sempre qualche ora fa parlavo con un collega, lui lavora nell'area di Washington DC, negli Stati Uniti, e lui mi raccontava come in diversi stati sono state anche lì decretati, emanate diverse leggi che mirano a poter bloccare, arginare questo male. A New York c'è il divieto di poter aprire pub, ristoranti, bar, eppure la gente non interessa, vuole continuare ad andare, vuole frequentare questi posti, i bar sono aperti, non chiudono, loro dicono: ma perché devo cambiare il mio modo di pensare e di essere? Ed è proprio questo l'argomento su cui vorrei soffermarmi in questo momento. Leggo da La Via Migliore, al capitolo 4, e Ellen White introduce l'argomento con questa frase, con questo versetto: chi nasconde i suoi sbagli non avrà successo, chi li confessa e li abbandona sarà perdonato. Lei utilizza questa terminologia, confessare e abbandonare, due elementi, citando naturalmente proverbi, confessare e abbandonare. Cosa implica confessare? Confessare significa riconoscere il mio torto, riconoscere il mio sbaglio, ma non soltanto nei confronti di Dio, perché più o meno con Dio ce la facciamo, e confessare il mio torto nei confronti degli altri, andare da papà, andare da mamma e dire: mamma, ho sbagliato, ti chiedo scusa, andare verso un amico, verso un'amica, verso i compagni di scuola, andare anche verso la Chiesa, che molto spesso abbiamo criticato, che molto spesso abbiamo pensato che è troppo antica, troppo vecchia, non mi va di andare, c'è gente che non mi comprende, non mi capisce. Confessare significa che forse anch'io avevo torto, ma non forse soltanto, andare all'altro, al prossimo, alle persone, agli amici, alla chiesa, ai fratelli, fratelli anche consanguini, quindi a casa, e dire: ho sbagliato, avevo torto. Non è semplice. Confessare e cambiare. Cambiare non è facile. E vorrei citarvi un testo che si trova in Matteo, al capitolo 3, versetto 2. Dice così: ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Giovanni Battista utilizza questa parola, ravvedetevi. La parola ravvedersi deriva dal greco metanoia. Metanoia significa ravvedersi, ma ha un significato molto più profondo, significa cambiare modo di pensare, fare un giro di 180 gradi. Significa: se stavi andando a destra, adesso vai a sinistra, se stavi andando a nord, adesso devi andare a sud, se stavi andando a sud, forse era meglio ritornare a nord o non andare a sud. Quello che la Bibbia cerca di trasmettere con questo termine è cambiare un modo di pensare, un modo di ragionare. E a volte non vogliamo comprenderlo, come a New York, come in Italia, anche se la maggior parte della popolazione sta seguendo, almeno qui in Italia, le ordinanze, dire: ma perché devo cambiare? Ma perché devo sacrificare? Ma perché? Riconoscere i propri torti significa permettere che Cristo, che lo Spirito Santo, possa cambiare in me quello che non va. Significa permettere che Lui possa modificare il mio modo di pensare, e non è mai facile farlo.
perché ci piacciono le cose che abbiamo attorno. I cambiamenti sono difficili, i cambiamenti non ci piacciono. Gradiamo, abbiamo quelle cose. Perché devo cambiare? Sono gli altri che si devono adeguare, gli altri che non mi capiscono. Gesù, al capitolo successivo di Matteo, al capitolo 4, al versetto 17, dice così: da quel tempo Gesù cominciò a predicare e a dire: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Interessante, anche Gesù predica la stessa identica cosa. Metanoia, cambiate modo di pensare, cambiate modo di ragionare, non potete continuare ad andare avanti così. Questa situazione mondiale, questa pandemia mondiale, ci deve portare a cambiare modo di pensare, ci deve far riflettere. L'Occidente in questi ultimi anni faceva una corsa per vedere chi diventava più ricco. E in questa guerra, dazi doganali, questo non va, questo è così. E quelli li aiutiamo là, questi li aiutiamo qua. È una corsa a vedere chi è il più forte, chi è più ricco, a difendere quello che credevo fosse mio, invece di pensare che forse potevo fare qualcosa di più verso qualcun altro. A Como, di cui sono anche pastore, ho dei fratelli anziani che non si possono muovere, soprattutto in questo periodo, e c'è una coppia, due fratelli, che settimanalmente vanno a fare la spesa per portarli loro da mangiare. Naturalmente questi fratelli ultra ottantenni sono molto contenti. La cosa bella è che loro non lo stanno facendo ora perché c'è il coronavirus, lo facevano anche prima. Allora mi domando, io che cosa facevo prima? Facevo forse gli affari miei, pensavo alle vacanze, pensavo alla serata, pensavo a questo. Il Signore ci sta dicendo: cambia modo di pensare. Quante volte hai sentito che il Signore ti chiamava, ti diceva: cambia vita, permettimi di entrare nella tua vita, voglio darti quella pace, quella benedizione, quella serenità. Quante volte eri presente dei battesimi, il pastore o l'anziano facevano degli appelli e quante volte ti sei fermato lì o fermata lì e ti sei puntata, hai detto: no, io so quello che credo. Quante volte ti sei fatto una religione a modo tuo, quello che tu pensi, quello che tu credi? Ecco, il Signore ci sta dicendo ancora una volta: permettimi di cambiare il tuo modo di pensare. Perché? Perché così non può andare avanti. Giovanni Battista predica: ravvedetevi, metanoia, perché il regno di Dio è vicino. Gesù predica lo stesso concetto: ravvedetevi, metanoia, perché il regno dei cieli è vicino. Permettiamo che il Signore possa cambiare il nostro modo di pensare. Riflettiamoci, quando concluderà questo video, chiuditi nella tua cameretta, inginocchiati e di' Signore, forse davvero ho bisogno di cambiare, forse davvero fai quello che io non riesco a fare. Questo virus ci ha limitato i rapporti. Quante volte hai detto a tuo padre che andavi a trovarlo, non sei andato per uscire con gli amici? Quante volte i tuoi genitori ti hanno detto il sabato sera: resta poco con noi, e tu gli hai detto: no, no, sto uscendo. Quante volte potevi andare in chiesa, eppure sono troppo stanco, una settimana pesante, mi devo riposare. E ora che forse non puoi abbracciare tuo padre, tua madre, tuo nonno, tua nonna, che molte volte hanno atteso per ore una tua telefonata, ora che non possiamo andare in chiesa, forse abbiamo bisogno di pensare, di riflettere. Abbiamo bisogno che il Signore cambi il nostro modo di ragionare. La cosa bella è che questa cosa passerà, perché questo virus non durerà. Forse ci vorrà un po' più di tempo di quello che ti aspettavi o che mi aspetto, però passerà. Parlavo con i ragazzi e dicevo: appena passa tutto quanto, in chiesa faremo una festa, e ti invito anche tu di fare una festa in chiesa in cui ci possiamo abbracciare, baciare nuovamente e dire: questa è la mia casa. E mentre ti abbracci quel giorno con gli altri, con i tuoi amici, con i tuoi fratelli di chiesa, allora pensa che il regno di Dio, il regno dei cieli è vicino, e quando saremo lassù, finalmente ci potremo abbracciare, baciare, ci cercheremo. Nel frattempo, il mio invito
per te questa sera è: accetta Cristo perché cambi il tuo modo di pensare. Che il Signore ti possa benedire, che il Signore possa essere con te, che il Signore ti possa abbracciare perché Lui non ha paura di abbracciarti. Che il Signore ti possa abbracciare, ti possa stringere forte. Come diceva Daniele ieri, entra nella tua cameretta, parla con tuo padre, abbraccialo, fatti abbracciare da Lui. Che il Signore ti benedica, ci benedica.